essere qui, grazie per questa bella presenza numerosa, grazie per stare sotto al sole, perché noi abbiamo la fortuna di avere un po' di ombra, voi no, quindi cercherò di non esagerare nella lunghezza di questo intervento, ma davvero vi ringrazio perché questa presenza stamattina testimonia l'entusiasmo che in tutta Italia stiamo trovando attorno a Fratelli d'Italia, attorno ai candidati di centrodestra in queste elezioni amministrative e qui in Sicilia, consentitemi di dire, anche attorno all'esperienza di governo del centrodestra, la regione Sicilia rappresentata da Nello Musumeci. Perché vedete, io, come diceva Nello, come Nello raccontava, ho avuto un nonno messinese, no? Che è stato anche l'unico vero padre che abbia mai avuto. Allora, venendo qui stamattina, pensavo che se ripenso a mio nonno, siciliano tutto d'un pezzo, una persona di grande orgoglio, di grande responsabilità, di grande serietà. E io ho sempre immaginato Messina così, no? È stata la prima città che ho conosciuto fuori da Roma, che era la città nella quale ero nato. E mi confronto con le esperienze di governo delle ultime consigliature qui a Messina, beh, trovo una grande differenza. Perché qui voi avete avuto sindaci scalzi che andavano a rincorrere Trump con le magliette, sindaci che dicono parolacce in televisione pensando che puoi fare la differenza così. Non è questa Messina, non è la Messina che ho conosciuto io. Non è la Messina operosa, orgogliosa, responsabile, che ha fatto un pezzo di storia straordinaria della civiltà italiana, della civiltà europea. Allora noi abbiamo scelto di sostenere la candidatura di Maurizio Croce, sperando che quella candidatura, soprattutto in caso di vittoria, possa essere sostenuta da una presenza forte di Fratelli d'Italia nel Consiglio Comunale. Perché vorremmo che questa città tornasse a essere rappresentata in modo adeguato e rappresentata da un'amministrazione capace di parlare di meno e di fare di più. Guardate, ci sono due tipi di politici. Ci sono quelli che fanno tanto e non hanno tempo per parlarne e ci sono quelli che, siccome non fanno niente, hanno tutto il tempo per chiacchierare. Io, per quanto possa essere più difficile, preferisco sempre i primi, no? Forse anche il problema che abbiamo nella gestione della regione Sicilia, che facciamo talmente tante cose che poi forse non riusciamo a comunicarle abbastanza, ma rimane che il segno di quello che si sta facendo c'è e i cittadini nella media distanza se ne rendono conto. Ci sono quelli che si accontentano sempre solo nastri, no? Tagliano pure 10 volte lo stesso, loro tagliano nastri. E ci sono quelli che non si pongono il problema di tagliare loro tutti i nastri per uscire a, diciamo, dare l'idea che stai facendo qualcosa. Il problema è farlo, e farlo ha bisogno di tempo. Ci sono amministratori che si pongono il problema di investire su qualcosa di cui probabilmente non taglieranno il nastro, magari lo taglierà qualcun altro. Ma chi ama davvero la sua terra, dopo 10 anni, 20 anni che l'ha amministrata, vuole ancora vedere il risultato di quel lavoro. È quello che sa fare il centrodestra, è quello che sa fare Fratelli d'Italia, è quello che stiamo dimostrando anche al governo della regione Sicilia con Nello, perché poi, per chi sa guardare i dati, beh, i dati questo dicono. Dicono che la Sicilia oggi, che prima era una delle regioni che erano sempre un po' fanalino di coda in tutte le classifiche, oggi svetta in moltissime classifiche, perché era la prima regione del sud per stazione appaltante, è la regione d'Italia più attenta ai disabili, è la regione principe nel sostegno ad alcune filiere agricole come la filiera vitivinicola, è la regione che ha speso meglio i fondi europei. Ma voi vi ricordate quanti miliardi abbiamo buttato nel corso degli anni? Soldi che venivano restituiti all'Europa come se noi avessimo soldi da buttare. 0 euro dei 4 miliardi di fondi europei sono stati restituiti negli ultimi 4 anni. Prima regione per potenziamento delle terapie intensive, prima regione per sostegno alle attività produttive dopo il Covid, anche questo importantissimo, perché quando noi governiamo ci poniamo il problema di realizzare una visione. Guardate, amministrare una città, soprattutto una città come Messina, non è amministrare un condominio, con rispetto chiaramente
degli amministratori di condominio, cioè non basta semplicemente far tornare i conti, no? Occuparsi della quotidianità, devi avere un'idea di sviluppo, devi sapere qual è la vocazione della terra che stai amministrando e devi riuscire a realizzarla. Noi da tempo proviamo a porre questo tema a governi che purtroppo, tenendo insieme tutto e il contrario di tutto, una visione non ce la possono avere su niente, e i risultati li stiamo vedendo. Ma per esempio la grande risorsa rappresentata in Italia e in Sicilia dal mare. Signori, noi siamo una piattaforma in mezzo al Mediterraneo. A Messina ci sono 54 chilometri di coste, il mare è la più grande infrastruttura che abbiamo e noi ci comportiamo come se fossimo la Svizzera, come se il mare non ci fosse in Sicilia, come se non ci fosse in Italia. Ve lo dico perché Fratelli d'Italia da tempo propone l'istituzione di un ministero del mare, no? Di un centro di decisione della politica che sappia mettere insieme tutte le attività che ruotano attorno a questa grande infrastruttura. Ma a voi sembra normale che noi, che siamo una piattaforma in mezzo al Mediterraneo e dovremmo essere il punto di approdo automatico delle merci che arrivano attraverso il Mediterraneo, particolarmente da est, invece i nostri porti, siccome non sono ovviamente adeguatamente strutturati, adeguatamente potenziati, le merci che arrivano da est preferiscono fare il giro d'Europa via mare e andare ad Amsterdam o a Rotterdam, perché noi non abbiamo infrastrutture commerciali sufficienti. E certo, per fare questo genere di investimento serve una politica che abbia una visione, perché ci vuole tempo, ci vogliono risorse, ma quelle sono le vocazioni di questa nazione. Il marchio è la cosa più potente che abbiamo. Voi ne sapete qualcosa, viva Dio, di prodotti d'eccellenza ne fate tanti. Il marchio noi non lo consideriamo. Noi abbiamo il terzo marchio per riconoscibilità del mondo, Made in Italy. Terzo marchio per riconoscibilità del mondo, primo marchio nazionale, cioè non c'è una nazione in cui i prodotti siano così ambiti come lo sono i prodotti italiani. E mentre tutti vogliono comprare prodotti italiani, noi svendiamo marchi italiani. È un'altra cosa che non sta né in cielo né in terra. Ma ripeto, è una questione di vocazione, perché se tu vuoi fare una politica di protezione del marchio, oltre ovviamente a tutto il tema delle battaglie europee, oltre ovviamente a sostenere le produzioni, oltre ovviamente a difenderli con strumenti come il Golden Power, devi fare formazione. Perché mi chiedeva adesso la stampa, dice, come si fa a impedire che i giovani scappino? Investendo, garantendo uguaglianza nel punto di partenza, formazione. Guardate che mentre noi abbiamo centinaia di migliaia di giovani disoccupati, se voi andate a parlare con tutta la filiera del Made in, dalla Camera Nazionale della Moda in poi, scoprirete che ci sono decine di migliaia di profili professionali che non si trovano più. E sono profili professionali d'eccellenza legati alla nostra identità, ben retribuiti, sui quali noi non facciamo formazione. Perché noi pensiamo di poter risolvere, e so che diciamo il tema è dibattuto e complesso, pensiamo di poter risolvere il problema dei giovani che scappano con il reddito di cittadinanza. Ecco, io ve lo devo dire, non sono d'accordo. E sapete perché non sono d'accordo? Amartya Sen, che era premio Nobel per l'economia, diceva che la povertà non è la mancanza di soldi, la vera povertà è l'impossibilità di modificare la condizione nella quale ti trovi, data dalla realtà che ti circonda. Se tu prendi le persone che sono in difficoltà e le mantieni in quella condizione di difficoltà a dipendere dalla politica, non stai migliorando quella condizione, la stai sospendendo, perché se la vuoi modificare, l'unico modo di migliorare le condizioni di vita di quelle persone è dare loro la dignità di un lavoro ben retribuito, di un lavoro che li liberi dalla dipendenza della politica, perché non accetto una classe politica che ti dà la paghetta, così sei costretto a votarla, perché se no chi li vota? Quelli del Movimento 5 Stelle, signori, diciamoci la verità, ma chi lo vota più il Movimento 5 Stelle? Le persone
non vogliono dipendere dalla politica. E certo che ci sono condizioni nelle quali tu devi garantire un'assistenza, ma uno Stato giusto non mette sullo stesso piano dell'assistenzialismo chi può lavorare e chi non può farlo. Lo Stato giusto fa assistenza verso chi non può lavorare, gli anziani, i disabili, anche perché se tu li metti tutti sullo stesso livello, chiaramente colpisci il più debole. Il paradosso oggi in Italia è che un ragazzo di 20 anni in ottima salute può prendere fino a 780 euro con reddito di cittadinanza e un disabile prende una pensione invalidità di 270 euro. Ma che Stato è? Ma che Stato è? E io credo che sia anche uno strumento fortemente diseducativo verso quel ragazzo di 20 anni, perché con reddito di cittadinanza lo Stato gli dice: "Statene a casa, non ho bisogno di te, non ho bisogno del tuo contributo alla crescita di questa nazione". Signori, l'Italia è stata fatta da ventenni. Noi dovremmo dire a quei ragazzi: "Guarda, il tuo contributo mi servi, ti metto nella condizione di dimostrare quello che vali, dimostrami quello che vali, no, statene a casa". Però per fare questo devi garantire che ci siano delle opportunità, perché l'altra grande occasione persa di questa nazione è il merito. A noi sessantottini ci hanno rovinato con quest'idea che il merito è nemico dell'uguaglianza, e allora tu per garantire uguaglianza devi livellare, e il livellamento è sempre verso il basso. Allora non conta quanto vali, perché tanto fino a lì puoi arrivare. Io non sono d'accordo. Tu devi garantire uguaglianza nel punto di partenza. Certo, questo è un tema del sud, della Sicilia, è per esempio la ragione per la quale facciamo la battaglia per inserire il tema dell'insularità in Costituzione, per garantire che chi nasce in Sicilia, ma vi dico di più, stiamo lavorando su una legge speciale per le isole minori, voi ce l'avete, diciamo, qui a due passi, che sono fortemente discriminate. Cioè tu devi garantire che il destino di nessuno sia segnato in base alla città nella quale nasce, alla famiglia nella quale nasce. Dopodiché però, quando io garantisco pari opportunità nel punto di partenza, beh, dove arrivi dipende da te, perché uno non vale uno, signori. Queste idiozie che ci hanno portato degli scappati di casa al governo della nazione ci hanno devastato, ci dobbiamo ribellare. Ci devi mettere del tuo. Dimostrare il tuo valore, la tua disponibilità al sacrificio, la tua capacità, la tua dedizione, questo fa la differenza. Il merito è la benzina del mondo. Se tu sai che puoi crescere, che puoi migliorare, che puoi uscire dalla tua condizione, che puoi essere qualcuno indipendentemente da dove vieni, beh, allora forse hai voglia di metterti in gioco. Ma se ti dicono: "Guarda, tanto non vai da nessuna parte, l'importante, ce l'hai un amico in politica? Telefonagli, così non può crescere nessuno". Così non può crescere nessuno. Cioè, io voglio dire, io non sono il tipo che viene a lisciare il pelo, no? Come fa tanta politica che vi dice: "Oh, beh, per qua ci penso io, ho tutti 800 euro, votatemi". No, no. Quello che posso dire io e che diciamo noi è che siete nati liberi e dovete difendere quella libertà. Dovete chiedere una politica che costruisca e difenda la vostra libertà, libertà di lavorare, libertà di misurarvi, libertà di studiare, libertà di non dover scappare dalle vostre case e dalle vostre famiglie perché non ci sono opportunità adeguate, libertà di avere una politica che difenda il vostro interesse nazionale, che metta gli italiani, i siciliani, i messinesi prima dei suoi deliri ideologici. Non è un paradosso che questa nazione che vede scappare ogni anno migliaia di ragazzi per i quali le famiglie hanno investito perché studiassero e vanno a portare quella ricchezza altrove, quella stessa Italia, quella stessa Sicilia, poi si trovino a vedere la politica che si occupa solamente, mentre scappano gli italiani, di far entrare i nigeriani che non c'hanno manco la terza media? Ma è normale. Ci sono mille cose che si possono fare, guardate, mille cose che si possono fare per fare cose giuste. Noi abbiamo, per esempio, continuiamo a proporre un sistema di tassazione per le imprese che dice: più assumi meno paghi, no? Più è alta l'incidenza di manodopera che hai in rapporto al fatturato e meno tasse paghi. Perché attenzione, oggi non è vero
con la meccanizzazione dei processi, con la delocalizzazione, con l'internazionalizzazione. Non è necessariamente vero che quando aumenta la produzione aumenta anche l'occupazione, non è più così. Però noi ci ritroviamo il paradosso di avere le multinazionali del web, 4 dipendenti e pagano le tasse al 3%. E poi se tu hai un'azienda manifatturiera, 47% di tassazione e hai bisogno di molti più dipendenti. Bisognerebbe fare il contrario. Così come spero che il governo si svegli, perché vi comunico che mentre fanno i convegni sul sud per dire che loro sono bravi, intanto vanno tagliato 6 miliardi al fondo coesione a sviluppo, che viene normalmente investito per l'80% al sud e per il 20% nel resto d'Italia. Dopodiché adesso pare che il governo si sia dimenticato di chiedere all'Europa quella prorogaccia di quella norma che fu istituita dopo il Covid per la decontribuzione di chi assume nelle regioni del sud, per cui anche dice questi sono i migliori. Signori, ci abbiamo un problema. Dice no, ma stiamo trattando. Poi arriva dalla Commissione Europea e ha detto non ci hanno chiesto niente, per cui glielo abbiamo ricordato praticamente noi con un'interrogazione parlamentare nella quale chiedevamo che fine facesse la proroga di questa norma che scade al 30 di giugno. E poi c'è tutto il tema delle infrastrutture, una grande battaglia, una lunga battaglia quella che ha fatto Fratelli d'Italia in questi anni, perché qui sì servono le infrastrutture di cittadinanza. Tu puoi avere una città straordinaria come Messina, puoi avere scorci incredibili, puoi avere prodotti straordinari, se non c'è l'infrastruttura in questo tempo non ci fa niente. I turisti vogliono viaggiare veloce, in modo comodo, immediato, senza infrastrutture non ce la fai. E qui devo fare un plauso anche al lavoro di Fratelli d'Italia della regione. Pensate che in questo tempo la permanenza media dei turisti in Sicilia è aumentata rispetto a prima del Covid. Non era facile, vuol dire che è stato fatto un bel lavoro di promozione, di offerta turistica. Si può fare, si può fare anche questo con un po' di intelligenza e un po' di visione. Però certo, le infrastrutture qui fanno la differenza. Allora abbiamo da tempo fatto una battaglia per dire infrastrutture di cittadinanza, cioè a dire oggi tu hai la spesa per infrastrutture che è divisa in base alla popolazione, e quindi finisce per il 34% al sud e per il 65% nel centro-nord. E noi abbiamo sempre detto, guardate, questo parametro è superato, perché nel sud vive il 36% della popolazione, perché c'è un problema di spopolamento. Lo spopolamento c'è perché mancano le opportunità mancano perché non ci sono infrastrutture adeguate. Se continui a legare la spesa a infrastrutture alla popolazione, un cane che si morde la coda, andrai sempre peggio. Al 50% va portata la spesa per infrastrutture al sud. Poi il governo dice ah, forse raggiungiamo il 40 e taglia 6 miliardi. Quindi vedete, c'è tutto un altro mondo che si può costruire con responsabilità, con la serietà di una classe politica che ha il coraggio di dire no quando va detto di no e ha il coraggio di costruire cose serie guardando al medio e al lungo periodo. Noi abbiamo tante opportunità. Questa è una città che ha tantissime opportunità per la sua storia, per la sua produzione, per il turismo che può raccogliere ancora di più. Certo, se poi l'unica cosa che il governo fa per il turismo è svendere le aziende balneari, beh, con problema ce l'abbiamo, signori, perché qui purtroppo il lavoro di continua svendita degli assetti italiani va avanti. Ma del resto, quando non scegliete voi il Presidente del Consiglio e chiedetevi chi ce lo mette, perché se il governo non risponde ai cittadini che ce lo mandano, ieri la Goldman Sachs ha detto, la Goldman Sachs è una banca d'affari americana, ha detto ah, i mercati sono preoccupati perché se vince la Meloni, fanno bene. Sapete perché? Perché alla grande finanza speculativa conviene una classe politica che mette insieme tutto e il contrario di tutto e che è pronta a svendere pezzi di Italia pur di mantenere saldamente la poltrona dietro al suo comodo, diciamo, retro, ok? E invece una politica che ha un forte mandato popolare, che ha come obiettivo quello di difendere gli interessi nazionali italiani, non svende niente. E questo certo che alla finanza speculativa gli dà fastidio. Ma voi sappiate che fino a quando noi veniamo attaccati così, vuol dire che non ci siamo consegnati. Vuol dire che non ci siamo consegnati, perché voglio dire,
di Fratelli d'Italia si è detto un po' di tutto, eh. Noi siamo dei mostri, cioè l'uomo nero. Che uno dice, scusate, ma se fossimo dei cretini, se non sapessimo dove andare, se le nostre proposte fossero stupide, ma non basterebbe dire questo? Invece no. Perché loro devono dire che siamo dei mostri e che facciamo paura? Perché se riescono a dipingerti come un mostro, loro non sono più tenuti a doverti rispondere. E siccome non sanno come rispondere ai problemi che tu poni, alle domande che tu fai, è il loro modo di scappare dal confronto. No, tu sei un mostro, sei razzista, sei impresentabile, io con te non ci devo parlare. L'abbiamo visto accadere, perché voglio dire, immigrazione, tu gli dici, guardate, il tema dell'immigrazione e il tema dei profughi non si possono mescolare, perché sono due materie completamente diverse, governate da norme diverse, cioè non si può fare finta che sia una cosa quando è un'altra. L'avete visto con i profughi ucraini, no? Le avete viste le foto dei profughi ucraini? Le foto di queste donne e questi bambini che scappano dall'Ucraina non vi sembrano un po' diverse da quelle immagini di uomini soli in età da lavoro che stipavano i barconi che sono arrivati da noi negli ultimi anni? E io è un decennio che tento di spiegare, guarda che questa gente è difficile che scappi dalla guerra, perché quando c'è una guerra solitamente gli uomini combattono e scappano le donne e i bambini. Qui sono solo uomini, qualcosa non torna, no? Ma anche lì era un racconto voluto e forzato. Questo è l'immigrazione. Fate attenzione, la solidarietà non c'entra niente. La solidarietà col tema dell'immigrazione irregolare non c'entra niente. A voi dicono gli immigrati ci servono perché fanno lavori che gli italiani non vogliono fare. Falso. Li fanno a condizioni che gli italiani non sono disposti ad accettare, che è completamente un'altra cosa. Immettere centinaia di migliaia di disperati nel mercato del lavoro è un modo per creare competizione al ribasso tra lavoratori. Lo vuoi fare sto lavoro a 300 euro? Guarda, 300 euro al mese mi pare oggettivamente poco. Va bene, lo fa lui, non ti preoccupare, va bene, te lo faccio. Ecco perché anche l'immigrazione illegale di massa è finanziata dalla grande speculazione. È uno strumento nelle mani dei poteri forti. Ma se tu provi a fare questo ragionamento, Enrico Letta diceva qualche settimana fa, e beh ci servono gli immigrati perché lavorano nei campi, no? Un po' il concetto delle piantagioni di cotone di antica memoria, tanto perché loro sono solidari. Siccome tu se gli provi a fare questo discorso, loro non sanno come risponderti e che ti dicono? Brava, vedi, sei preparata, razzista. Perché no? E quindi dice, oh, siccome tu sei razzista, io con te non ci devo parlare. O tu dici, non lo so, io non sono favorevole all'utero in affitto. Ma siete dei fenomeni. Mi hanno bruciato tutto il comitato. Io non sono favorevole all'utero in affitto. Perché? Facile, perché gli uteri non si affittano. E i bambini non si comprano. I bambini non sono merce da banco di cui ti scegli le caratteristiche e che magari rimandi indietro se poi cambi idea, come è accaduto. Ma chiaramente se tu chiedi alle femministe di questa nazione che sono state lì a dire il corpo della donna, il corpo della donna, dici scusa ma il corpo della donna se lo vuoi tutelare ma che fai, affitti l'utero? Loro non sanno come risponderti, allora com'è omofobo? Ma come omofobo? Ma che c'entra la fobia? Voglio dire, io non sono d'accordo neanche all'adozione da parte delle coppie omosessuali, ma segnalo che lo Stato italiano non consente l'adozione ai single, non è che lo Stato italiano è singolofobo, no? Semplicemente lo Stato italiano rispetto a un bambino che è già stato sfortunato punta a dare il massimo, è la ragione per la quale se tu vuoi adottare un bambino devi avere determinati requisiti di reddito, di stabilità della coppia, di anzianità, no? Perché quel bambino deve essere tutelato al massimo, la fobia non c'entra niente. Ma chiaramente vaglielo a fare questa domanda, perché loro ti dicono omofobo e scappano. Tu gli chiedi in tema di gestione del Covid alcune cose che non tornano e loro che ti rispondono? Vai che la sai. No vax, no a sapere. Loro ti dicono che sei no vax. Cioè se tu dici scusate io sono vaccinata, ok, perfetto, sono vaccinata, mia figlia era vaccinata non con i vaccini Covid ma con tutti gli altri, quindi decisamente non sono no vax. Dopodiché però ci sono delle cose che secondo me non tornano, tipo perché un ragazzino di 12 anni, a sti ragazzini abbiamo tolto tutto col Covid, gli abbiamo levato tutto, diritto all'educazione, diritto alla socialità, diritto alla libertà, lo sport. Cioè noi a un ragazzino di 12 anni che non è vaccinato, con un vaccino sul quale la comunità scientifica per quella fascia d'età non è tutta d'accordo, ci sono nazioni che lo vietano, nazioni che lo obbligano, nazioni che lo consigliano e nazioni che lo sconsigliano, quindi ci sono dei dubbi, se quel ragazzino non è vaccinato gli impediscono di fare sport, che è una pratica sulla quale tutto il mondo è d'accordo che gli fa bene.
Ma se tu provi a dire, scusate, ma qual è il senso? Novax, ma che c'entra? Sono l'unico Novax vaccinato del mondo io, no? Perché? Perché loro non sanno come risponderti. Cioè, io sono 2 anni che tento di chiedere, scusate, ma mi spiegate questa logica del banco a rotelle, vi prego? Cioè, al di là dei soldi buttati, al di là che l'abbiamo mandati direttamente al macero, vabbè. Ma dico, avete detto che uno si contagia più facilmente se si avvicina, giusto? Mo con le ruote io mi avvicino più facilmente. Cioè, qual era la logica? E allora, ciao, voi volete ammazzare la gente? No, io non voglio ammazzare la gente, ma le cose cretine non me le bevo. E si poteva fare diversamente perché noi lo abbiamo dimostrato. Un anno fa noi abbiamo cominciato a chiedere ventilazione meccanica controllata nelle scuole. Chi ha fatto quella sperimentazione ha tirato fuori adesso i risultati di quella sperimentazione. Sapete di quanto la ventilazione meccanica controllata nelle aule scolastiche abbatte il contagio da Covid? 82,5%. Significa che le scuole potevano rimanere aperte, significa che gli uffici pubblici potevano rimanere aperti, significa che la gente poteva lavorare, significa che non dovevi far chiudere i ristoranti, le palestre, e non dovevi condannare a morte migliaia di attività che invece sono state condannate a morte da una politica che, siccome non sa fare le cose giuste, fa sempre quelle facili. Perché certo che è più facile scrivere i ristoranti sono chiusi dalle 18 su un decreto che potenziare i mezzi pubblici o mettere l'aerazione meccanica controllata nelle scuole. Poi Conte ti diceva, no, noi abbiamo chiuso i ristoranti alle 18 per decongestionare i mezzi pubblici. Che senso, direbbe Verdone a casa mia. Cioè, cose folli, ma se tu fai queste domande diventi un mostro che è amico del Covid, nemico della scienza, perché loro devono scappare. Faranno sempre così. Se tu provi a parlare, chiudo, di Europa, no? E dire, scusate, ma questa Europa che si è presentata all'appuntamento con la storia, la guerra in Ucraina, non aveva una politica estera, non aveva una politica di difesa, non aveva una politica di approvvigionamento energetico, prima Nello ricordava la CECA, no? Comunità economica del carbone e dell'acciaio, l'Europa nasce per rafforzare le nazioni sul tema dell'approvvigionamento energetico e delle materie prime. Oggi noi siamo vulnerabili più di tutto sul tema energetico e delle materie prime. E qualcuno mi vuol dire che ha funzionato bene? No, ditemelo voi. Non avevamo una politica estera, non avevamo una politica diplomatica, non avevamo una politica di difesa, avevamo catene d'approvvigionamento troppo lunghe. Oggi noi non siamo indipendenti più su niente, no? Guardate l'agricoltura, noi rischiamo una crisi alimentare, ci sono 2 nazioni in guerra, da sole producono il 30% del grano mondiale, però quando noi ponevamo il tema dell'approvvigionamento, no, dell'autosufficienza, per esempio su alcune produzioni fondamentali, l'Italia, viva Dio, di agricoltura non manca, ma se tu li massacri i tuoi produttori agricoli perché gli fai fare la concorrenza al ribasso con le merci che arrivano dalla Tunisia, dove non ci sono gli stessi obblighi che abbiamo noi, ovviamente tu finisci per distruggerli. Quindi noi non abbiamo fatto questo lavoro, però in Europa sapevamo tutto, di Greta Thunberg, di inclusione gender, di come fare sparire la parola Natale dai documenti ufficiali perché sennò gli islamici si innervosivano. E il problema è chi denuncia questo problema? No, il problema è che l'Europa non è esistita, è chiaro? Ma se tu provi a dire una cosa del genere e dici vorrei un'Europa e si occupasse di cose serie, loro che ti rispondono? Anti-europeisti. Capito il gioco? Il gioco è facile. Però, e concludo, finché faranno questo gioco, e lo faranno sempre di più, man mano che arriverà, che andrà avanti questa campagna elettorale, quando arriverà la campagna elettorale delle politiche succederà di tutto, eh? Siamo pronti, ma soprattutto voi ricordatevi che finché hanno bisogno di attaccarci così è perché non possono dire niente di serio e perché sanno che noi non abbiamo padroni e non guardiamo in faccia a nessuno. E quando arriveremo, se arriveremo al governo di questa nazione solo ed esclusivamente con il sostegno del popolo italiano, beh, non ci saranno più amici degli amici seduti su pozzi di petrolio sulla pelle degli italiani e dello sviluppo di questa nazione. E quindi alcuni fanno bene a essere preoccupati, non siamo preoccupati noi perché conosciamo la nostra coscienza. Allora alla fine, e chiudo davvero ringraziandovi e facendo un grande in bocca al lupo
a Maurizio e a tutti i candidati nella lista di Fratelli d'Italia, a croce sul simbolo di Fratelli d'Italia. Alla fine vi diranno: ma Fratelli d'Italia non c'ha una classe dirigente, non ha una classe dirigente adeguata. Sì, c'è la Meloni, ma poi, a parte ci abbiamo Nello, ma ci abbiamo, ma a parte questo, Manlio, Nello, ci abbiamo, ma fermi, ma guarda, c'è manco bisogno di fare elenco. Scusi, Pogliese, li conosco, ti giuro, li conosco tutti, pure da 30 anni. Grazie, fermo, mi è stato ammazzato. Non c'è un classe dirigente. Ci vuoi fare l'appello? Facci l'appello, vai. Amata! Dai. Aspetta, buono. Allora, dice Fratelli d'Italia non c'ha... Oh! Che dobbiamo fare? Bucalo, no, Buco. Buco il cantante con Morgan al Festival di Sanremo. Allora, mi fai finisto comì? Mi manca una frase, dai. Oh. Sono caldo, sono amore. Allora, e anche voi avete caldo, soprattutto voi avete caldo. Dicevo, dicono a noi che non abbiamo classe di ricerca. Perfetto. Noi abbiamo affrontato la peggiore delle pandemie e avevamo al Ministero della Salute Roberto Speranza. Siamo in mezzo a una guerra e al Ministero degli Esteri ci abbiamo Luigi Di Maio. Ci è crollato un ponte a Genova e alle infrastrutture ci stava Danilo Toninelli. E voi mi venite a dire che il problema della classe dirigente è Fratelli d'Italia. Quando Fratelli d'Italia governerà questa nazione, ministri del genere non ne vedrete. Viva Maurizio Croce, viva Fratelli d'Italia, facciamo viva Nello Musumeci. Applauso Giorgia Meloni, per un applauso. Vieni Giorgia, prenditelo tutto l'applauso. Sventoliamole queste bandiere. Sventoliamole queste bandiere. E naturalmente facciamo partire. Facciamo partire l'inno nazionale. Così si fa una bella foto anche, sì. E facciamolo, un grande applauso, Fratelli d'Italia, al presidente Giorgia Meloni.